Guglielmo Minervini, candidato alle primarie del centro-sinistra, qual è il futuro per Taranto? Ma intanto è la partita dell'Ilva, che bisogna ancora giocare, bisogna giocarsela con grande determinazione, con una straordinaria attenzione, mettendoci il meglio delle risorse di questo territorio e anche del governo nazionale. E il futuro di Taranto non è solo l'Ilva, è anche la possibilità di immaginarsi una città che valorizza la propria bellezza, che rispolvera l'immenso patrimonio culturale, che dà di sé un'immagine diversa, che non è solo quella segnata appunto dai comignoli dell'Ilva. E Taranto ha questo diritto. Qualche giorno fa il ministro Franceschini ha paragonato la sfida di Taranto a quella che ha già vissuto e vinto Torino. Ecco, io penso che in questi termini dovremmo riaprire il ragionamento sul Taranto, con la consapevolezza che il ragionamento sul Taranto coinvolge tutta la Puglia, non riguarda solo una città. Nel futuro di Taranto c'è spazio anche per un rilancio dell'aeroporto di Grottaglie? Io penso che nel futuro di Taranto ci sta il porto, ci sta il retroporto, ci sta l'aeroporto di Grottaglie. È un sistema di infrastrutture che ha straordinarie potenzialità ancora largamente sottoutilizzate. Taranto ha straordinarie risorse, il problema è metterle a sistema, valorizzarle e finalmente restituire le potenzialità che questa città di sviluppo ecosostenibile, che cioè sia rispettoso anche della diritto alla salute dei cittadini di questo territorio che Taranto ha e che però in questo momento sono ancora compresse da troppi grovigli che non riusciamo a districare. Quindi da un ex assessore ai trasporti della Regione Puglia possiamo strappare la promessa di una riattivazione dei voli civili da Taranto? Ma io sto parlando di infrastrutture che hanno potenzialità straordinarie da più punti di vista, insomma, sia per lo sviluppo e indubbiamente anche per la vocazione turistica di questa città. È una vocazione che bisogna appunto prima far riemergere, secondo le sue potenzialità che sono secondo me incredibili. Bisogna far conoscere al mondo che Taranto significa Magna Grecia, no? È un giacimento appunto di beni culturali che anche in Puglia non ha pari, e creare il flusso, creare le dinamiche significa anche alimentare la domanda di nuove infrastrutture di volo.